pazienti e medici si uniscono al fianco delle istituzioni per far evolvere il Servizio Sanitario Nazionale. È quanto accade attraverso la Corte di Giustizia Popolare per il Diritto alla Salute, organismo nazionale di Federanziani che opera affinché il diritto alla salute sia garantito per tutti, in una logica di sostenibilità del sistema. A un anno di distanza dal primo congresso, svoltosi a Montesilvano nell'ottobre 2012, sono molti i traguardi raggiunti dalla Corte, costantemente impegnata per difendere e ripristinare il diritto alla salute laddove provvedimenti e decreti lo mettono a rischio. Ad esempio in Veneto, dove l'azione della Corte di Giustizia ha portato al ritiro di un decreto che aveva escluso le over 65 dalla somministrazione di un farmaco antitumorale per il cancro al seno. Sul piano della prevenzione, coronata da successo la battaglia per l'estensione della copertura vaccinale, a partire dalla Sicilia, dove la regione ha disposto l'abbassamento dell'età per l'offerta attiva e gratuita del vaccino antinfluenzale. Importanti passi avanti, quelli compiuti nel contrasto alla prassi dello zapping farmaceutico, diffusasi a seguito dei cambiamenti normativi che hanno spostato il potere decisionale dal medico al farmacista. Il cammino prosegue con il secondo congresso, svoltosi a Rimini dal 28 novembre al 1 dicembre 2013. Qui, con la collaborazione della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale, di 29 società medico-scientifiche, col patrocinio delle più alte istituzioni, 21 commissioni tecniche nazionali, coordinate e composte da autorevoli esponenti delle società scientifiche, dell'università e della ricerca, si sono riunite in una 3 giorni di lavori per elaborare soluzioni alle criticità del sistema sanitario. I documenti finali, votati e approvati dai delegati federanziani presenti al congresso, in rappresentanza dei 3 milioni di aderenti alla federazione, costituiscono la base del futuro lavoro della Corte, per far sì che le soluzioni individuate dai medici e approvate dai cittadini siano adottate dalle istituzioni nazionali e locali. L'uguaglianza nell'accesso a diagnosi e cure è il primo imperativo, quindi il tema della prescrizione, che deve essere rimessa nelle mani del medico, senza interferenze, e quello delle terapie e dei medical device, che devono essere entrambi scelti in base alla loro efficacia e non a criteri economici. La Corte dice no alla discriminazione nelle cure in base all'età, così come ai farmaci che compromettono l'aderenza alla terapia attraverso device di difficile utilizzo. Chiede la creazione di un voucher in ambito psichiatrico e psicologico, l'istituzione di un nuovo fondo nazionale per la non autosufficienza e afferma alcuni concetti chiave: valorizzazione dell'eccellenza, riorganizzazione della medicina del territorio, farmacie a misura di terza età. Il lavoro continua attraverso un coordinamento permanente delle commissioni tecniche nel corso dell'anno, incontri periodici con le istituzioni e le assemblee di federanziani in tutta Italia, verso il prossimo appuntamento a Rimini nel novembre 2014.